Finisce 1-1 l'Aquila-Ancona nell'ultima giornata del girone d'andata. Nel lunch match dell'Epifania, su un campo al limite della praticabilità, gli uomini di Zavettieri si lasciano imbrigliare nel primo tempo dalla mediana dei marchigiani, salvo poi prendere in mano il pallino del gioco nella ripresa grazie al cambio di modulo dal 3-4-3 al 3-5-2 con un uomo in più a centrocampo. Succede tutto in 4 minuti sul finire della prima frazione, con il vantaggio di Pedrelli e il pareggio subito dell'Ancona con Dierna. Per la gara contro i marchigiani di Cornacchini, Zavettieri deve fare a meno dello squalificato Maccarrone di Pomante, out per un problema muscolare durante il riscaldamento pre-gara. Con Pacelli in tribuna per motivi non di natura tecnica, il modulo è il classico 3-4-3, con Carini in difesa assieme a Carcalis e Zaffagnini, Corapi e Del Pinto in mezzo, Scrugli e Pedrelli sugli esterni, Triarico, Perna e San Domenico a comporre il tridente in avanti. Per il primo vero squillo della partita bisogna attendere il 33° minuto, quando Tulli si beve in sombrero Triarico, si accentra e tira a giro tra i guantoni però di Zandrini. Un minuto più tardi arriva il vantaggio dell'Aquila, il tracciante di Ivan Pedrelli non lascia scampo a Lori, pallone all'angolino e 1-0. Gran gol quello di Pedrelli che si accentra, due tocchi e destro che rimbalza davanti a Lori e gonfia la rete. Dura poco però la gioia dell'Aquila, al minuto 38 perviene al pari l'Ancona. Tulli crossa da sinistra, gran parata in mischia di Zandrini, poi però Dierna è il più lesto di tutti a ribadire in gol tra la confusione più generale. 1-1 è tutto da rifare per i rosso-blu di Zavettieri. L'Ancona prende coraggio un minuto più tardi, slalom gigante del brasiliano Bondi che lascia partire un sinistro che però non coglie il bersaglio grosso. Ripresa, minuto 55, Corapi scodella per San Domenico, arriva Perna che a botta sicura si fa rimpallare la conclusione. Entra anche il nuovo bomber Virdis, subito un'occasione per l'ex Monza, servito da Scrugli, prova a coordinarsi, spaccata ma senza fortuna. Al minuto 70 l'occasione d'oro ce l'ha l'Ancona. Tavares lancia in profondità Gelonese che prova l'assist davanti a Zandrini, provvidenziale la chiusura di Zaffagnini. Il clima è teso, espulso dalla panchina la DS dell'Aquila Di Nicola per proteste verso la terna arbitrale. Ad un quarto d'ora dalla fine, in soli due giri di lancette, l'Aquila si ritrova in 10. Doppio giallo per Scrugli, il secondo assai dubbio, e rosso per l'esterno di Tropea. In superiorità numerica l'Ancona prende ulteriormente coraggio. Tavares manda a vuoto Carini che prova a recuperare, viene messo ancora a sedere ma è Zandrini a chiudere la porta in faccia. In pieno recupero, l'ultima chance ancora per l'Aquila. Cost to cost di Corapi per San Domenico che a due passi dalla gloria non riesce nello scavetto sull'uscita alla disperata di Lori. Finisce 1-1 la partita tra l'Aquila e Ancona, un punto che non accontenta nessuno. L'Aquila però si mantiene nelle zone nobili della classifica, chiude il girone d'andata a 32 punti dando continuità alla vittoria prenatalizia di Grosseto. Ora subito testa al Gubbio per riprendere i due punti lasciati per strada al Fattori nella giornata odierna. Urge però risolvere nel bene o nel male la telenovela Pacilli, per il bene in primis dell'Aquila.